Ciao a tutti i cinepresi, avete presente quei momenti di passaggio che uno si immagina per tutta la vita, ma che poi quando accadono ti colgono totalmente impreparato? Mettetevi nei panni di una persona che ha per tanti anni e per tanti giorni seguito, letto le avventure derivate dall'immaginazione di un anziano 95enne e provate a immaginarvi quello che può aver provato quando è arrivata la notizia che per tutti i comuni mortali e per i normali cittadini di questo mondo, Stan Lee è morto. Detto tra noi, noi che leggiamo i fumetti lo sappiamo, il generalissimo non è morto, ha solamente sospeso la serie regolare in attesa di ritornare sotto forma di supernova, supereroe o anche semplicemente di un reboot come spesso accade ai nostri miti e ai nostri supereroi. Ma quello che voglio fare oggi, in attesa che gli Avengers vengano a riprendere Stan Lee e a riportarlo sulla Terra, non è un commovente panegirico, un elogio funebre come tanto vediamo sui social, bensì vorrei provare a spiegare nel mio piccolo in pochi minuti chi era Stan Lee e che cosa rappresentava a tutti noi, alla comunità che potremmo definire nerd, geek o di bambinoni, che ama seguire le sue storie tuttora, anche quando sarebbe forse un po' troppo grande per leggerle. Il mio primo incontro con la fantasia di Stan Lee, se escludiamo i cartoni animati, i videogiochi dell'Uomo Ragno e le action figure, e intendo la prima vera esperienza di fumetto Marvel, è arrivata con questo numero. L'Uomo Ragno, quando ancora si chiamava Uomo Ragno, numero 72, dietro tra l'altro c'è ancora la pubblicità dell'ADSL dell'anno. Immaginatevi, l'anno era il 2002. Io ero molto molto piccolo, avevo 10 anni e avevo appena visto il film dell'Uomo Ragno di Sam Raimi. Sono andato al supermercato e ho visto questo volume, era l'ultimo e ho chiesto a mia mamma di prenderlo. Non sapevo che cosa avrei trovato dentro. Se notate qui c'è una banda rossa, non so se all'epoca volesse dire che era consigliato a un pubblico adulto. Fatto sta che io sono passato da Topolino alle storie dell'Uomo Ragno ed è stata veramente una delizia. Questo arco narrativo era quello di Straczynski e Joromita Junior, che aveva portato a un piccolo stravolgimento dello status quo dell'Uomo Ragno, come zia May che scopre la sua vera identità. Trovare una storia del genere che cambiava tutte le carte in tavola mi ha causato un'esplosione di fantasia incredibile. Da quel momento aspettare 15 giorni per prendere il numero successivo diventa veramente un'attesa bellissima, e trovo tuttora che nel momento in cui guardiamo in binge watching tutte le serie, quei preziosi giorni che io aspettavo tra un albo e l'altro fossero in realtà il momento ancora più bello rispetto al momento della lettura. Mi dispiace moltissimo che nella nostra società frenetica si stia perdendo tutto questo. Forse Stan Lee già all'epoca l'aveva capito. Stan Lee poi è stato per tutti quelli come me un simbolo, non un mito, sia chiaro, nessuno ha mai veramente mitizzato Stan Lee, nessuno ha mai pensato di voler essere come lui. E questa è una forte differenza. Stan Lee non è mai stato una superstar. Era colui che ai giovani ragazzi un po' sfigati, che venivano bullizzati alle medie, dava il codice morale di sopravvivenza alla vita. Perché tutti noi che eravamo timidi, che preferivamo leggere che andare a giocare a pallone, ci siamo ritrovati nei suoi personaggi, supereroi con super problemi. E la parte supereroistica, quindi tutta l'azione, tutti i superpoteri, ci sono sempre sembrati meno interessanti del personaggio che aveva questi poteri. E ecco perché quindi l'Uomo Ragno, tuttora, tutt'oggi, è una lettura che io mi sento veramente di consigliare ai più piccoli, perché veramente riesce a far capire dei concetti fondamentali nella convivenza civile in una maniera semplice e immediata. Se ci pensate, l'impatto culturale che ha avuto Stan Lee sulla cultura popolare è forse una delle poche cose paragonabili all'Iliade e all'Odissea, dei racconti mitici che si protraggono per tantissimi anni, tantissime generazioni e portano dei valori cardini come l'uguaglianza, il rispetto degli altri. In una dichiarazione Stan Lee ha detto una cosa bellissima, cioè che dovete rispettare tutti perché sono tutti
i vostri fratelli e sorelle, perché forse la persona che avete accanto è stata morsa da un ragno radioattivo e ha dei superpoteri. Una delle cose che mi è piaciuta molto della storia e delle idee di Stan Lee è il fatto di riuscire a prendere spunto dalla realtà, a creare dei personaggi che derivano dagli animali, dalla natura, fuoco, sole, terra e aria, e a costruirci attorno una vera e propria personalità. Certo, l'impostazione che Stan Lee e tutti i suoi collaboratori della Marvel hanno dato a queste storie rispecchia un periodo che oggi forse non è più così attuale, perché c'era una preservazione dello status quo incredibile. Chi voleva ribaltare la società veniva considerato un nemico. Oggi forse queste barriere sono estremamente più discutibili. Trovo straordinario l'influsso che la società ha avuto sulla creatività di Stan Lee. Pensiamo ai Fantastici 4, una famiglia con dei superpoteri che più o meno è rimasta invariata nel corso degli anni, ma se guardiamo un supereroe creato dopo come Doctor Strange, è chiaramente preso dall'epoca degli hippie, anche delle droghe allucinogene. Ci sono poi i villain, i cattivi, che sono guardati anche con un occhio di affetto. Pensiamo al Dottor Destino, che ha un gravissimo trauma in faccia, che cerca sempre di fare il bene, ma in realtà adopera dei metodi dittatoriali. Penso a Harry Osborn quando ha dovuto affrontare il tema delle droghe, o alla morte di Gwen Stacy, che ha raccontato veramente per la prima volta un'intera generazione la vincibilità di questi supereroi e li ha resi estremamente umani. Quindi ecco cos'è Stan Lee: è un cantore dell'umanità, della positività del mondo, e per tutti noi, per tutti noi adulti troppo cresciuti per poter leggere queste storie ma che non riusciamo a staccarci, che continuiamo ad amarle, Stan Lee ha rappresentato e rappresenterà sempre l'idea, l'ideale di un mondo migliore a cui tutti noi, come dei bambini, non vogliamo smettere di credere. E con questo video cade anche il 100° video di Cinepreso. Ho aspettato tanto per festeggiarlo e è arrivata questa notizia, e quindi ho pensato di festeggiare Stan Lee con questo 100° video. E volevo anche darvi un'importantissima comunicazione. Come avrete intuito, il canale sta diventando qualcos'altro, perché con il tempo ho rallentato il ritmo delle recensioni, perché mi sono guardato indietro dopo 100 video. Io non pensavo che sarei potuto arrivare qui, e mi sono reso conto che quando ho progettato questo canale volevo che diventasse leggermente diverso rispetto a come è diventato oggi, e per questo motivo con questo 100° video Cinepreso chiude la prima stagione per aprire una seconda stagione molto molto diversa, ma che secondo me potrà interessarvi tantissimo. È una scommessa che faccio, perché voglio provare a proporvi sempre un piccolo e umile canale di YouTube al meglio di quello che posso dare. Quindi cosa troverete nella seconda stagione? Sicuramente meno video, ma di qualità maggiore. Vorrei limitare i video fatti di corsa per star dietro a quello che è il tema che interessa al momento, ma fare degli approfondimenti che richiedono tanto tempo di montaggio, richiedono personalmente a me veramente tanto tempo, ma che credo vi faranno veramente molto piacere. Ne avete avuto un assaggio nella prima stagione, come ad esempio il video su Game of Thrones o il video sui supereroi, e ecco, vorrei tenere un ritmo di almeno un video al mese, però fatto su questo stile. Poi, siccome la seconda stagione è ancora un work in progress, fatemi sapere come volete che diventi questa seconda stagione del canale, proponetemi le vostre idee e poi ditemi anche che cosa ha significato per voi Stan Lee. Noi ci vediamo sempre qui prossimamente con la seconda stagione su Cinepreso. Grazie a tutti e ciao! Un attimo, fermi, siccome voglio ancora andare avanti a festeggiare i 100 video, un traguardo per me impensabile, sto organizzando un video lungo, lunghissimo, in cui voglio prendere un po' di persone che mi sono state vicino in questa prima stagione e chiacchierare liberamente di cinema. Spero di riuscire a farlo e spero che vi piacerà un sacco, come piacerà a noi farlo. Ciao a tutti!